Salve a tutti, rispondo anch'io all'invito di Maria Paola Lupo di dire qualche cosa in questo suo progetto che riguarda un po' Chieti, ma che deve servire un po' tutti quanti, anche per distrarci un po' da questo momento difficile che stiamo vivendo. Ecco, proprio in questi momenti, quando appunto viviamo situazioni un po' traumatiche, in genere, è nostra abitudine, quando appunto il terreno ci frana sotto i piedi, di rivolgerci a quelle cose, a quei valori che più ci legano alle cose e che quindi ci fanno stare più tranquilli. In questo caso, come nella vita, a volte noi ci rivolgiamo ai nostri familiari, alla mamma, al papà, alla famiglia. In questo caso, parlando di una città, ci si può rivolgere proprio in questo momento difficile a quello che il suo bagaglio culturale di memoria. Anche perché, tra l'altro, tra le cose che ho riscontrato in tanti anni che ho vissuto a Chieti, visto che di Chieti appunto dobbiamo parlare, che questa è una città come tante di provincia che purtroppo si ama poco, come se fosse poco consapevole della sua storia, del suo valore, della sua memoria. E questo appunto, quando questo accade, si crea questa situazione un po' di frattura, di scollamento, di precipizio. E io credo che invece proprio in questi casi, recuperando un po' quelli che appunto sono i valori della memoria, della storia, della cultura, anche della tradizione, per carità, ma in particolar modo quelli che sono appunto i valori che città come Chieti hanno espresso nel corso dei secoli, può servire a tanti anche per riprendere quella sorta di legame che ci faccia sentire un po' tutti quanti più uniti, più forti, più consapevoli. Allora io ho deciso di parlare, seguendo appunto, rispondendo all'invito di Maria Paola, ho deciso di parlare delle personalità, alcune, non tutte perché sennò staremmo qui per tanto tempo, per fortuna, ma di alcune personalità che sicuramente hanno fatto importante la storia di Chieti. Partirò da uno ancora vivente, no? A Chieti è la città di Raffaele Fraticelli, purtroppo conosciuto a Chieti più come un poeta dialettale, che lo trovo una questione molto riduttiva, anche da un punto di vista culturale. No, Raffaele Fraticelli è un poeta nel senso più alto e nobile del termine, e come pochi ha utilizzato la nostra parlata, diciamo, dialettale, quindi la lingua, il dialetto, rendendo il dialetto appunto linguaggio universale attraverso la sua poesia, innalzandola a livello appunto della poesia. Credo che di lavori suoi importanti ce ne siano diversi, ma tra questi mi piace citare due che riguardano proprio Chieti come città. C'è questo struggente, straordinario capolavoro di un atto unico che è appunto Carmenele Deluend, e soprattutto vorrei citare proprio un lavoro al quale io sono tra l'altro molto legato, perché è un'operazione di straordinario valore immaginario che, legato a questi tempi, torna ancora più utile. Per esempio, Paradisi di Cyrille. In questo momento in cui tutto il mondo sembra un po' franare, ecco che Fraticelli in questa opera richiama a sé, come se fosse come dentro un sogno, richiama a sé tutta quella Chieti che non ha avuto l'onore di vivere nei grandi libri di storia, ma che però la storia della città stessa hanno contribuito a realizzarla. Quelle persone, un po' per dirlo alla Pasolini, un po' fuori dalla storia, quei personaggi dei vicoli, quelle figure minute che però lui fa riapparire come in uno straordinario film. Ecco, sarebbe molto bello se nelle scuole si leggessero queste opere, appunto, non solo Carmine Deluend e Paradiso di Cyrille, ma queste due, proprio perché incarnano in maniera molto forte il valore proprio del logos, della città. E poi possiamo andare un po' indietro nel tempo. Per esempio, questi giorni leggevo un bellissimo articolo di Marino Valentini su Antonio Solario, lo zingaro pittore, del quale non dirò nulla perché lui ha detto cose straordinarie, ma per esempio un'altra figura molto importante nella cultura non solo teatina ma proprio mondiale è sicuramente Ferdinando Galliani. Chissà quante persone, quanti ragazzi che magari frequentano l'Istituto Galliani sanno che
che è l'opera più alta di Galliani, che è un'opera di, diciamo, un saggio economico della moneta, è stato il saggio che appunto ha ispirato poi Karl Marx nel suo famoso Il Capitale. Quindi sarebbe bello se, per esempio, questa cosa venisse redistribuita a livello capillare, consapevole di tutta la cittadinanza. E un'altra figura straordinaria, purtroppo pochissimo conosciuta a Chieti, è sicuramente Alessandro Valignano, che per molti è solo una piazza, ma Valignano è stata una figura centrale nella storia, diciamo così, pre-rinascimentale. Pensate, lui in Giappone tuttora è considerato una divinità per quello che lui ha portato. Lui è stato quello che nel Cinquecento ha inventato l'interculturalità, cioè lui è andato in Giappone prima di avere la presunzione che spesso i gesuiti avevano di portare appunto la verità. Lui è andato verso appunto i giapponesi, si è chiuso in una lunghissima riflessione, prima in silenzio, prima ha imparato la loro lingua e poi ha cercato lentamente di iniziare a interagire con loro. Il gesto, la figura in questo caso di Valignano è di una modernità straordinaria che un po' si contrappone anche da un lato l'apertura straordinaria appunto culturale, umana, spirituale di Valignano si contrappone un po', a mio modesto parere, in una certa, come dire, chiusura che a volte si avverte culturale dentro la città di Chieti. Ecco, se pensate che per esempio nel film di Martin Scorsese, The Silence, c'è la scena iniziale del film dove due monaci devono partire per l'Oriente, per il Giappone, per andare a cercare dei missionari dispersi. E nelle battute iniziali del film ci sono questi personaggi, uno dei quali dice: bene, prima di partire per l'Oriente, noi dobbiamo fare in modo assolutamente di parlare con Valignano, perché sarà lui che ci dovrà dare delle dritte utili affinché noi riusciamo nell'impresa. Ecco, è straordinario come nel mondo questa figura è, come dire, riconosciuta nella sua straordinarietà e, come dire, a livello collettivo, a Chieti, tranne delle persone che magari l'hanno studiato, non se ne sa nulla. E soprattutto non se ne sa nulla straordinariamente proprio per quanto riguarda il suo aspetto proprio contemporaneo, che dicevo poc'anzi, di questo sguardo, di questa visione del mondo così aperta verso l'altro. Quindi, con questo io penso di poter concludere questo breve intervento su Chieti. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci.